Ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Di cosa parla questo canale? Questo canale parla di fotografia video direttamente e realizzata su dispositivi mobile, cioè smartphone o tablet. Troverete anche tante risorse per imparare a montare video direttamente sui vostri smartphone oppure trasmettere ovviamente in streaming professionalmente. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Di cosa parleremo in questo video? In questo video finalmente andiamo a vedere l'applicazione tanto attesa, almeno per certi iscritti è così, lo spero, e sono contento di portarla finalmente. Andiamo a vedere finalmente, solamente in esclusiva per Android, MC Pro 24 FPS, un'applicazione a pagamento, non è gratuita ma costa poche decine di euro, ovviamente vi metto il link in descrizione e tutto il resto, dedicata, come dicevo, ad Android. In questa prima lezione, chiamiamola lezione o tutorial, andiamo a vedere una panoramica dell'applicazione, perché non è semplicissima e io, vi dico la verità, non la so usare ancora appieno, ma se volete la useremo insieme. Come ho già detto all'interno del video, se volete darmi una mano in certe funzioni che non sono riuscito a captare e a capire, sarò ben lieto di ospitarvi in un tutorial. Ragazzi, veramente vi farebbe un sacco di piacere. Quindi, detto questo, andiamo a vedere la panoramica sull'applicazione MC Pro 24 FPS, dedicata solamente al mondo Android. Wow! Allora, innanzitutto bisogna acquistare l'applicazione, non scaricarla, ovviamente, ad acquisto, quindi una tantum. Cerchiamo nel Google Play e andiamo a cercare questa voce qui, MC Pro 24 FPS. Attenzione che questa invece è un falso, quindi ci clicchiamo sopra. E possiamo innanzitutto andare a vedere cosa ci offre questa applicazione, che vedrete è molto ben fatta e molto complessa nella sua semplicità. lasciatemi questo gioco di parole, che neanch'io so praticamente appieno come funziona, quindi lo scopriremo insieme. Installo e poi ovviamente vado ad aprire la mia applicazione. Ecco, una volta installata dovrò dare permessi, sarà in verticale, poi ovviamente si posiziona in orizzontale. Vado a dare tutti i permessi. Eccoci ragazzi all'interno di questa applicazione straordinaria, vedete quanti comandi ci sono. Ma non bisogna spaventarsi, alla visione, ok, di questa miriade di comandi, ok? Quindi possiamo, ovviamente poi vedrete che deducendo cosa sono, si incomincia a capire. Poi utilizzandola ovviamente incominceremo a capire molto di più cosa sono tutti questi comandi. Innanzitutto iniziamo a vedere le informazioni che ci dà questa applicazione, che sono queste. Innanzitutto abbiamo la batteria del nostro device e lo storage, quanto abbiamo di memoria. Qui abbiamo istogrammi che, se ci clicco sopra, si chiudono. Adesso ovviamente li chiudiamo per praticità, poi li andremo a vedere in un secondo momento. Qui abbiamo i VMeter, ok? Di quanto audio entra in questo momento nella nostra applicazione, cioè nel nostro smartphone. Di qua abbiamo le informazioni del settaggio di video che sto registrando, ok? Quindi quale sarà la mia risoluzione di acquisizione. Qua abbiamo il tasto di record, registrazione, ovviamente abbiamo con tutti i vari contagiri, io li chiamo contagiri così perché mi viene. Non so perché si veda così, diciamo, tutto schiacciatino, anche, ridotto le dimensioni del testo, ma così, si vede così, però diciamo che nulla di strano, ce la faremo lo stesso. Bene, detto questo, le informazioni finiscono qui. No, non è vero, abbiamo qua da questa parte gli ISO e la velocità dell'otturatore automatici in questo momento, perché ovviamente in modalità tutto automatico. Bene, detto questo, passiamo ai comandi, ai primi comandi. Vi ricordo che questa è un'introduzione all'applicazione, poi piano piano la utilizzeremo insieme. Bene ragazzi, qua su abbiamo la prima iconetta che ci permette di andare a salvare e caricare preset, ok? Come avviene in Filmic Pro, ok? Quindi chiudiamola con la X. Andando avanti, qui possiamo scegliere ovviamente il nostro obiettivo, il nostro
col quale stiamo registrando. C'è, guardate che bel quadro dietro, poi ve lo farò vedere meglio. Quindi abbiamo la possibilità di cambiare obiettivo, ok? Quante lenti abbiamo, così possiamo cambiare. Qui invece c'è la possibilità di ruotare il nostro schermo, però io adesso non lo farò perché se no mi ruota, ovviamente l'applicazione si gira proprio e mi tocca girare lo smartphone per poterlo utilizzare. Quindi sappiate che questa è una rotazione, ok? Diciamo virtuale, non virtuale, ma proprio gira l'applicazione. Proprio l'applicazione gira, ok? Lo schermo, l'applicazione proprio gira, quando girate lo smartphone, lo mettete in verticale o orizzontale, no, lui gira e rimane così, come voi lo posizionate. Bene, detto questo, andiamo avanti. Qua abbiamo innanzitutto i primi comandi per poter compensare e ovviamente schiarire e scurire la nostra immagine, ok? A piacimento. Questa è la compensazione dell'esposizione. Almeno, ragazzi, io da quello che ho potuto capire, ok, anche se c'è il manuale in inglese, ma da quello che si capisce non è tanto scritto bene, diciamo, non è fatto bene, ecco, non tanto scritto, che sono una capra, quindi anche se fosse scritto bene non potrei leggere, però è fatto abbastanza maluccio. Comunque, vabbè, noi andiamo avanti lo stesso. Qui, questa parte qui si occupa quindi da questa parte qui tutta per l'esposizione, ok? Quindi M entra in modalità manuale con tanto di slider per l'automazione, ok? L'automazione. Qui abbiamo ovviamente le ISO e qui abbiamo ovviamente l'otturatore, ok? Quindi io per modificare questi valori ho le freccette, vado su e giù, quindi che bel divertimento, e mi vado a modificare i valori. Per tornare ovviamente nella modalità automatica vado a cliccare su A. Qua sotto sempre un aiuto per diciamo l'esposizione. Qua ho la zebratura che adesso vediamo se riesco a farla venire fuori. E vieni fuori zebratura. Non viene fuori la zebratura, qua viene fuori invece, vedete, col colore mi posso accorgere se l'esposizione è corretta o no. Vedete che piano piano che tiro giù i colori diventano, ok, diventano più scuri, più chiari. Poi andremo anche questo a chiarire ovviamente tutto. Forse la zebratura adesso è venuta fuori, no, non viene fuori. Vabbè. Comunque, questa è la zebratura, state tranquilli che questa è la zebratura vediamo se riesco ad andare ovviamente qua, forse quando si va in manuale la zebratura, no, neanche. Beh, se io alzo la disposizione la zebratura dovrebbe venire fuori. Niente, non viene fuori. Vabbè, ragazzi, ce ne stiamo. Comunque viene fuori, tranquilli che viene fuori. Quindi quando torniamo in automatico, ok, in automatico, poi la alzeremo insieme, non c'è problema. Ok, ci spostiamo da questa parte, abbiamo la parte della messa a fuoco e dello zoom, ok? Qui siamo in automatico come messa a fuoco e qua ovviamente c'è il peak. Ragazzi, bella roba, bella cosa. Peccato che non ci sia il peak per l'esposizione. Non so perché il peak per l'esposizione, magari non domani, forse lo metteranno. Peak, cosa vuol dire? Che se io, vedete, mi viene fuori il quadratino, io picco dove vuoi, metto la mia mano per dire, vedete, adesso è a fuoco la mia mano e metto fuoco dietro, vedete, ok, cambia la messa a fuoco. Molto, molto comoda come cosa. Qui invece andiamo in manuale, anche per la messa a fuoco, con lo slide posso ovviamente, ok, praticamente cambiare la mia messa a fuoco, anche qua abbiamo le automazioni, un sacco di comandi che poi andremo a vedere cosa significano. Qua invece abbiamo lo zoom su max, se io clicco qui, ok, vedete, ho lo zoom. Ah, e torna tutto in automatico, messa a fuoco e tutto quanto. Lo zoom penso che resti così, vediamo un po' se lo zoom resta così. Sì, lo zoom resta così, perché poi ovviamente andiamo a vedere il tele che è molto simpatica come cosa. Ok, in automatico. Passiamo alla parte bilanciamento dei bianchi. Questo permette una serie di opzioni infinita, vedete qua, poi lo andremo a vedere quando dovremo andare a settare il bilanciamento dei bianchi. Ragazzi, ce n'è veramente per tutti i gusti, ok? Vi ho convinto per tutti i gusti e per tutte le esigenze, ok? Quindi andremo a vedere poi come si può utilizzare. Qui ovviamente blocchiamo quello che abbiamo in automatico, lo blocchiamo, ok? Vedete che sotto appare anche qui il simboletto. Quindi questo bilanciamento dei bianchi è molto complessa, secondo me. C'hai anche i preset del bilanciamento dei bianchi.
Quindi, ragazzi, molto complessa. No, non era i preset. No, scusate, non era i preset. Forse sì, non lo so, però vedete che rimane questo. Non lo so, forse ho cliccato. No, no, non è dei preset. Ok, abbiamo il bilanciamento dei bianchi. È solo questa parte qui. Comunque, ce n'è di roba, eh? Ce n'è di roba, ragazzi. Ce n'è. Qua sotto abbiamo il bilanciamento dei bianchi bloccato. E qua si apre un altro mondo legato alla profondità del colore da utilizzare. Vabbè, ragazzi, guardate qua. Io non vedo l'ora di utilizzare questa applicazione in una situazione, perché vorrei veramente capire se ne vale la pena utilizzare Android. A questo punto io sono un iPhoniano dalla vita, Android con questa applicazione, anche se sembra molto complessa, secondo me la si può utilizzare in qualche maniera anche in molto bene. Quindi andiamo avanti. Qui c'è la possibilità, ecco qua una cosa veramente grandiosa, di preselezionare, da modo di selezionare ovviamente lo storage dove voglio andare a salvare i miei file. Possiamo ovviamente, non so se collegandoci un hard disk esterno possa ovviamente salvare su un hard disk, e questo lo vedremo. Ragazzi, qua si apre un mondo per il settaggio dell'applicazione, possiamo personalizzare tutto, abbiamo un sacco di comandi, poi li vediamo, quelli che ovviamente più importanti, quelli che ci servono. Qua ci vuole un corso, dei tutorial che durano 6 anni, perché guardate qui, guardate che roba, possiamo anche personalizzare l'applicazione, cioè ragazzi, veramente una cosa spaventosa, spaventosa. Mentre a fianco ovviamente abbiamo la possibilità di settare il video come dovrà essere catturato, abbiamo una serie di opzioni che anche qui non finiscono più, ok? Abbiamo una serie di opzioni veramente pazzesche, poi in base ovviamente allo smart che si ha, si aprono certe opzioni e certe no. E qui abbiamo infine l'audio che può essere ovviamente anche qui settato. Se abbiamo una fonte esterna possiamo andare a settare ovviamente, ragazzi, anche qua la frequenza, eccetera eccetera eccetera. Questo invece non ho capito bene cosa sia, non so se lo zoom o legato all'esposizione, forse è l'audio. Ah, è l'audio, ok, forse è l'audio questo qua, poi lo proveremo, vediamo. Non si capisce. Vabbè, ragazzi, comunque poi mi informo sul manuale, che ovviamente vi linkerò in descrizione. Se poi volete darmi una mano, ben venga, ci mancherebbe, anzi, sarebbe un piacere. Qui, ragazzi, come penultima cosa abbiamo il tele. Andiamo un po' a schiarire il tutto. Io faccio così. Oh, mamma. Ok, andiamo in manuale, cioè in automatico, schiariamo un po' il tutto. E qua abbiamo il tele. Ragazzi, se io... adesso poi vi faccio vedere, registrando ovviamente, posso, qui vabbè siamo un po' sfocati perché non ce la fa lo smartphone, ragazzi, questo non ce la fa perché è troppo vicino. Comunque la cosa che vi voglio far vedere è questa. Questo è il tele, io adesso vado a registrare col tastone, ok? Vado, mentre registro, io vado a fare un tele, quindi per le interviste. È una manna, perché io vado a fare un tele su quello che sto intervistando e posso ovviamente avere sicuramente lo sfocato dietro. Stoppiamo. L'unica cosa brutta è questa, che se io vado adesso a vedere, non posso dare il play direttamente dall'applicazione. Sapete cosa succede in Android? Che se clicco sopra, ovviamente mi dice in quale player devo vederlo. Vabbè, questa diciamo che potrebbe essere una cosa che non ci può anche stare. Abbiamo qua tutti i comandi, ovviamente la possibilità di cancellarla, di condividere, eccetera eccetera, e poi anche questo lo vedremo. Non abbiamo altre cose eclatanti in questa parte qui, solo la condivisione e la cancellazione. Bene, ragazzi, questa sessione, la prima sessione, finisce qui. Allora, so già cosa state pensando. Pensate che questa applicazione sia veramente complicata, ma non è così, ragazzi. Anch'io, quando ho avuto la prima volta, la prima impressione è stata quella: lei non ci capirò mai niente. Però poi, analizzandola, alla fine i comandi sono quelli che si sanno. Poi io dico sempre una cosa: si può utilizzare anche una cosa in modalità base, quindi avendo quei 4 comandi a disposizione
che rendono un video professionale e utilizzarla così. Non bisogna sempre strafare, ok? Dire io devo usarla a pieno, perché non c'è scritto da nessuna parte. Quindi, come ho già detto, impareremo a utilizzarla insieme. Detto questo, vi rinvito a iscrivervi al canale YouTube Smart Video Photography e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E se siete interessati a questa applicazione, fatemelo sapere nei commenti. Condividete con la vostra community Android questa fantastica applicazione. Ragazzi, io veramente la trovo veramente fantastica. Fantastica, complicata, ma fantastica. A presto! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!